Perché mi hai portata qui? Non potevo permettere che vi uccidessero. Ma io sono un pericolo per Arendelle. Va da Anna. Anna non è tornata. Maestà, dovete fermare l'inverno. Riportare l'estate. Vi prego. Non vedi? Non posso. Devi convincerli a lasciarmi andare. Sì, sì, sono sola, ma... E i nanetti non ci sono? No, no, non ci sono. Prepari un dolce? Sì, di mirtilli. Oh, è magnifica. Ma, e perché no? Dopotutto faccio parte anch'io della famiglia. E c'è scritto che per ordine del re ogni ragazza in età da marito dovrà intervenire. Sì, dice così. Se finirà in tempo tutte le faccende. Oh, le finirò, lo prometto. E se troverai un vestito adatto da mettere? Lo troverò, non dubitate. Oh, grazie, signora madre. Oh, principessa Anna di Arendelle. Principessa? Milady? Oh, perbacco. Imbarazzante. No, non tu, ma solo perché siamo... Io sono imbarazzata, tu sei bellissimo. Aspetta, che? Oh, no, 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 non fa niente. Non sono quel tipo di principessa. Se avessi urtato mia sorella Elsa sarebbe stato un... Oh, mamma, perché lei è... Ciao. Ma, per tua fortuna, sono solo io. Non avere paura. Mi dispiace. Questo non sarebbe dovuto accadere. Tu, Zingara! Scendi immediatamente. Sì, vostro onore. Appena avrò liberato questa povera creatura. Te lo proibisco. Maltrattate questo poveretto come avete sempre maltrattato il mio popolo. Parlate di giustizia eppure siete crudele con chi ha più bisogno di aiuto. Silenzio. Giustizia. Vi prego, non fuggite. Non voglio farvi del male. Scusatemi tanto. Non volevo mica spaventarvi. Ma non sapete quello che ho passato. E che terribile paura ho avuto. Ma adesso basta, non ci voglio pensare più. Voi che fate quando avete un dispiacere? Oh, sì, ho capito, cantate. Passeggiamo insieme e chiacchieriamo e al momento di separarci lui mi prende tra le braccia e allora mi sveglio. Dicono che se sogni qualcosa più di una volta, questa si avvererà di certo. Flounder, perché non vuoi dirmi di che cosa si tratta? Ora vedrai, è una sorpresa. Oh, Flounder. Flounder, sei un amico. Sembra proprio lui. Ha perfino i suoi occhi. Come dici, Eric? Vuoi che fugga con te? Sognavi di nuovo di dar la caccia a Lucifero. L'hai preso stavolta? Oh, male, male. E se ti avessero sentito di sopra? Sai quali sono gli ordini. Quindi, se non vuoi perdere la tua buona zuppa calda, dovrai smetterla di fare questi sogni. Lanterne? Lo sapevo che non erano stelle. Beh, proprio domani sera risplenderanno nel cielo notturno quelle lanterne. Tu dovrai farmi da guida. Portarmi a vedere le lanterne e riportarmi a casa sana e salva. Allora, e soltanto allora, ti restituirò la borsa a cui tieni tanto. Il mio patto è questo. No! Se lo uccidi, dovrai uccidere anche me, allora. Figlia, allontanati! Non lo farò! Io lo amo, padre. Guardati intorno. È a questo che la via dell'odio ci ha portato. Questa è la via che io ho scelto, padre. Quale sarà la tua? Dimmi. Allora è questo che fanno gli eroi nel giorno di riposo. Ah, non sono un eroe. Certo che lo sei. Tutti in Grecia ti ritengono la cosa più grandiosa dopo il pane con le olive. Lo so. È pazzesco, non riesco a uscire senza essere assalito, insomma. Pare che tu abbia bisogno di una pausa. La tua tata caprina darebbe...
I numeri se tu oggi marinassi la scuola? Oh, accidenti, non lo so. Phil mi ha riempito la giornata di impegni. Oh, vada a farsi mungere. Tu segui me fuori della finestra, via dagli imbecilli, sollevi il muro di cinta ed è fatta. Guarda qui, mamma. Non ti vengono le lacrime agli occhi? Sì. Il maître sarà lì dove sei tu adesso. Oh, e qui ci sarà una cucina da gourmet. E dal soffitto penzolerà un enorme lampadario di cristallo. Oh, no, 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 miei e di mio padre. Avremmo voluto aprire insieme quel ristorante. Lui è morto prima che ci riuscissimo. Ma domani, con il tuo aiuto, il nostro sogno si avvererà. Ma non vi preoccupate. Sono certa che Edward mi sta cercando di già. Sono certa che domattina arriverà per portarmi via da questa strana landa. Sì. Torneremo a casa e finalmente ci scambieremo il bacio del vero amore. Il bacio del vero amore? È la cosa più potente al mondo. Come no? Ora, se solo potessi trovare un posto dove riposare per questa notte. Che tipo di posto? Oh, non so. Forse un prato quieto. O un albero cavo. Un albero cavo? Oppure una casetta abitata da nani. Ho sentito che sono molto ospitali. Come? Stai indietro. Non ti avvicinare. Ti prego. No. Cosa fai? Oh. No. 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 Lasciami. Lasciami. Così impari. Ora sta lontano da me. Da bravo uomo selvaggio. Accuccia. Bada, ti avverto, mio padre non ti troverà simpatico. Io sono Merida, primogenita discendente del clan Dunbrock, e gareggerò per ottenere la mia mano. Ma che cosa stai facendo? Merida! Maledetto vestito! Mio padre, Raja voleva soltanto giocare. Non è vero, Raja. Volevi solo giocare con quel damerino sputa sentenze del principe Ahmed, non è vero? Anima mia, tu devi smetterla di respingere ogni pretendente che arriva a palazzo. La legge dice che devi sposare un principe entro il tuo prossimo compleanno. La legge è sbagliata. Mancano solamente 3 giorni, lo sai? Padre, io non sopporto di sentirmi costretta. Se mi sposerò, voglio che sia per amore. Ma se rimetti questo a posto, salvi il mondo e sei l'eroe di tutti. Sei mitico. Dai. Prendiamo il tuo amo, sconfiggiamo Teka, restituiamo il cuore. Oh, forse non vuoi essere Maui, semidio del vento e del mare, eroe di tutti. È davvero molto bello. Senti, però io non capisco una cosa. In tutto questo tempo che hai passato qui, perché non sei tornato alla Rupe d'Ere? A casa abbiamo bisogno di te. Nessuno ha bisogno di me. Sai che non è vero. Tu sei il re. No, ogni sera mi fate la stessa domanda. No, no! Sì, è così. E ogni sera vi do la stessa risposta. Non farlo. Preferirei morire. Cominci proprio a seccarmi. No, no. Ti prego. Ti prego, non lasciarmi. Io ti amo. Va bene, senti questa. Scusa, dov'è che ci si arruola? Ah, vedo che hai una spada. Ce l'ho anch'io. Sono cose da uomini duri. Sono ancora in rodaggio. Oh, chi voglio imbrogliare? Ci vorrà un miracolo per farmi entrare nell'esercito. Lo so quello che c'è a sinistra. Sarò l'orfana Anya per tutta la vita. Ma se vado di qua, forse potrei trovare... Chiunque mi abbia dato questo ciondolo doveva volermi bene. Questo è pazzesco. Io andare a Parigi? Mandami un segno! Un indizio! Qualsiasi cosa!